Buongiorno e benvenuti alla conferenza stampa per l'avvio della vaccinazione anti-Covid in Liguria. Ci collegheremo con gli ospedali genovesi e con le ASL del territorio per la prima vaccinazione in diretta. Diamo la parola al Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. Allora, eccoci solo introduzione, ma veramente pochi istanti per poi lasciare la parola al professor Ansaldi, alla dottoressa Rebesco, che ci illustreranno non solamente questa mattinata, in cui abbiamo voluto dare ovviamente visibilità a quello che accade. Li ringrazio, credo siano già collegati in tutti i nostri 14 centri di somministrazione del vaccino che è arrivato ieri, sfidando finalmente la tempesta di neve che si è abbattuta sull'Europa, e quindi da oggi la campagna di vaccinazione entra nel vivo in tutte le aziende sanitarie e in tutti gli ospedali di Regione Liguria. È ovvio che ci aspettiamo che questa campagna vada avanti, lo ripeto, noi siamo evidentemente pronti, ma le dosi di vaccino e anche l'elenco delle categorie e delle persone che saranno via via vaccinate nel corso di questo lungo inverno, gennaio-febbraio, e poi nel corso della primavera fino a completamento della campagna di vaccinazione, fase 1, fase 2, poi ci sarà la fase 3, vengono definite dal Ministero della Salute in accordo con il commissario straordinario dottor Arcuri, secondo gli atti che il Parlamento della Repubblica di volta in volta evidentemente assumerà, dal momento che la prima fase di vaccinazione, quella che stiamo effettuando giusto questa mattina, discende da un atto di indirizzo del Parlamento approvato con risoluzione che prevede la vaccinazione prioritaria del personale sanitario, con particolare riguardo a chi lavora nei presidi ospedalieri, al personale delle RSA e ai loro ospiti. Questo per rispondere alle molte categorie che ragionevolmente e spesso legittimamente ci sollecitano ovviamente una loro presenza negli elenchi dei vaccinandi, e ovviamente noi ci facciamo parte attiva e diligente nel comunicare le esigenze delle categorie della Regione al Governo centrale, che poi di conseguenza deciderà. Un'ultima analisi: questa notte è uscito il 33esimo report dell'Istituto Superiore di Sanità che, come sapete, indica gli scenari di rischio, i parametri, tutto il complesso meccanismo con cui poi ci auguriamo dalla settimana prossima il Paese torni a misurarsi per il contenimento dell'epidemia, stando, come si dice, alla nostra interpretazione, ma insomma un'interpretazione facile anche perché vi sono scritti. La Liguria è in una zona di rischio moderato e dunque, secondo il dispositivo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in vigore, anzi che tornerà in vigore dopo la sospensione della pausa estiva, lo scenario moderato equivale a una zona gialla. Questo non significa ovviamente che analizzeremo nei prossimi giorni con grande attenzione e prudenza i dati, secondo un elementare principio di attenzione, e quindi poi ci confronteremo con il Governo nei prossimi giorni per decidere, mi auguro insieme, in modo concorde, quale posizionamento avrà Regione Liguria alla ripresa, diciamo, del periodo festivo. Questo è quello che accade oggi. Vi lascio, credo, ai collegamenti con le ASL. Prima un punto dei responsabili della campagna di vaccinazione, quindi il professor Ansaldi e la responsabile dei servizi farmaceutici d'Alisa. Prende la parola Filippo Ansaldi, responsabile prevenzione di Alisa e subcommissario con funzioni di tutela della prevenzione, di coordinamento, presidio e monitoraggio delle emergenze sanitarie. Lunghissimo. Buongiorno, una prima parte in cui tento di fare una sintesi del monitoraggio a cui ha accennato il Presidente, report settimanale numero 33, dicevamo di notevole importanza perché prelude a una valutazione post valutazione dettata dal calendario. Bene,
Valutazione del rischio. Ormai siete tutti diventati esperti di come tutte le regioni vengono valutate. In realtà ci sono numerosi parametri, numerosi indicatori che servono a fornire una valutazione complessiva. Spesso sui giornali compare l'RT, che è un altro indicatore che mastichiamo ormai da un anno con grande frequenza, ma l'RT è solo ed esclusivamente uno degli indicatori che viene considerato. Qui sono riportati le tre principali classi di indicatori: gli indicatori di processo e di capacità di monitoraggio, cioè quanto il sistema sanitario è in grado di monitorare. Come vedete, Regione Liguria è stabilmente sopra l'88%, in particolare i nostri indicatori vanno dall'88% al 100%, quindi siamo ampiamente sopra soglia. La soglia è il 60%, la soglia fissata dal Ministero del 60%, quindi buona è la capacità di monitoraggio che abbiamo nella nostra regione. Per quanto riguarda la trasmissione del virus nella nostra comunità, vedete che abbiamo avuto una flessione per quanto riguarda i casi riportati in entrambi i sistemi di sorveglianza a cui partecipiamo, con meno 22% rispetto al periodo precedente, e un RT pari a 1.07. Questo è l'RT puntuale, l'RT cioè calcolato dall'Istituto Superiore di Sanità e da una fondazione che ha sede a Trento 15 giorni fa. Come voi avete ascoltato nelle conferenze stampa precedenti, ormai da almeno 10 giorni vagheggiamo, siamo intorno a uno con minimi cambiamenti negli ultimi giorni. E infine l'ultima categoria, cioè la resilienza del sistema sanitario, cioè la capacità di resistere e di rispondere alla circolazione del virus del nostro sistema sanitario. Vedete come la percentuale di tamponi positivi è pari all'8%, quindi più bassa rispetto alla media nazionale e tra l'altro in diminuzione. Abbiamo buoni tempi di reazione, abbiamo un tasso di occupazione dei posti letto sia di media intensità che di terapia intensiva che sono vicini ai valori soglia. Questo è l'andamento comunque dell'RT dall'inizio della fase 2. Come potete vedere, oggi siamo intorno a 1, con una in particolare nella misurazione, nella valutazione degli ASS c'è un riferimento al valore di 1.07, che fa riferimento a uno scenario di tipo 2 nei documenti di valutazione. Questa invece è la valutazione complessiva del rischio. Cosa vuol dire? Il sistema di sorveglianza valuta due dimensioni: la valutazione dell'impatto del virus e della sua circolazione sul sistema sanitario e la probabilità di progredire dell'epidemia. Attualmente abbiamo un rischio complessivo moderato, frutto di una valutazione bassa di probabilità e moderata di impatto. Quindi, ripeto, la valutazione complessiva del nostro rischio è moderata. La valutazione della resistenza e della resilienza nei parametri, quindi sostanzialmente una buona capacità. Ricordo a me stesso che il DPCM del 3 novembre, che riprenderà a essere in vigore dopo il periodo natalizio, fa riferimento a misure zona arancione e zona rossa quando il rischio è alto. Spero di essere stato sufficientemente chiaro per questa parte, quindi lascio la parola. Prende la parola Barbara Rebesco, direttrice struttura complessa politiche del farmaco di Alisa e referente regionale per la logistica del vaccino anti-Covid. Buongiorno a tutti, adesso cominciamo in maniera sistematica dando seguito alle indicazioni della struttura commissariale e quindi vacciniamo i sanitari e l'RSA. Sono arrivati i primi 16 pizza box che corrispondono a 18.720 dosi. E abbiamo, con un algoritmo che è stato elaborato grazie al supporto imprescindibile della programmazione e quindi del gruppo del professor Ansaldi, cosa che peraltro testimonia l'efficacia e la forza di una formula che avevo già descritto, cioè quello del lavoro di squadra. Dicevo, con questo algoritmo abbiamo modellato l'utilizzo delle dosi al fine di assicurare la partenza sincrona tra ospedali e RSA, la garanzia dei quantitativi necessari per assicurare la seconda dose e chiaramente la messa in sistema
la messa in sicurezza al sistema. Ci siamo infatti coordinati con tutti i direttori dei centri che hanno ricevuto il vaccino perché garantiscano le misure di sicurezza proprio per prevenire qualsiasi tipo di problematica che si potesse manifestare. Quindi mi ero segnata alcuni appunti sulle cose che mi avrebbe fatto piacere dirvi. Un altro aspetto su cui volevo soffermarmi è il tema degli sprechi, perché il modello è stato realizzato indicando alle varie strutture il numero di flaconi da utilizzare per abbattere il rischio di sprechi. E l'altro tema, che è la circolare del Ministero della Salute, che come sapete ha previsto l'obbligo a questo punto di utilizzare 6 dosi da un flacone. Questa procedura è fatta nella totale assicurazione dell'uniformità delle dosi, che rimangono 0,3 millilitri a persona. I flaconi, faccio una piccola parentesi tecnica per spiegare questo punto e per evitare che possano esserci dubbi o paure nel fatto che l'aumento delle dosi si ottenga a prezzo di una riduzione della somministrazione di ciascuna dose. Ciascun flacone, ciascuna formulazione iniettabile, secondo Farmacopea, è formulata con un sovrariempimento che consente di garantire quello che tecnicamente si chiama volume estraibile. Questo sovrariempimento è stato calcolato in misura adeguata a garantire, ripeto, una sesta dose che è sempre di 0,3 ml. Quindi il risultato totale è che potremo, poiché i flaconcini assegnati rimangono invariati, abbiamo chiesto alla struttura commissariale, abbiamo avuto rassicurazioni di questo, cioè che il numero di flaconi che ci sono stati assegnati in base alla popolazione stimata rimane invariato, quindi avremo la possibilità di disporre di più dosi, che speriamo di offrire ai pochi residuali soggetti che non, in questa prima fase non hanno aderito, espresso aderenza alla campagna vaccinale, e poi vedremo come possano essere ulteriormente meglio assegnati. E direi che con questo le cose che mi ero segnata di raccontarvi le ho dette tutte, e con grande gioia cominciamo la fase 1. Buongiorno a tutti, grazie. Apriamo il primo collegamento con l'Istituto Gaslini. Abbiamo il direttore. Gaslini. Ecco. Buongiorno a tutti. Buongiorno Gaslini. Siamo qui con il primo vaccinato, anzi una vaccinata. L'ospedale ha deciso di partire con una donna che è in primo piano, in prima linea dall'inizio della pandemia. Come si chiama? Qual è il suo ruolo? Io sono Rietta Vianello e il mio ruolo è coordinatrice infermieristica del controllo e funzione ospedaliere. Che cosa significa per lei essere la prima vaccinata dell'ospedale Gaslini? Allora, per me questo è un momento molto importante ed è secondo me un'opportunità importantissima per ciascuno di noi essere vaccinati, e soprattutto per noi operatori sanitari infermieri un dovere nei confronti dei pazienti che seguiamo. Gaslini ha sempre avuto la mission della tutela del benessere e della salute del bambino e dei suoi familiari, e quindi secondo me è doveroso vaccinarsi, e sono lieta di essere la prima. Benissimo, grazie. Allora partiamo con la vaccinazione. Ecco, dottor Cina. Perfetto.
Il primo vaccino è fatto benissimo. Allora chiediamo invece al dottor Petralia, direttore generale del Istituto Gaslini, come l'ospedale si è preparato ad affrontare la vaccinazione di tutto il personale. Con l'unità di crisi abbiamo predisposto tutti i percorsi, preso in carico le procedure. Oggi abbiamo circa 2.100 operatori sanitari, sono circa l'85% dell'intera popolazione operativa che ha dato l'adesione alla vaccinazione. Iniziamo con i primi 100, proseguiremo sabato 2 gennaio e poi dalla prossima settimana 150 al giorno per 5 giorni. In 3 settimane esauriremo questo primo gruppo, così che da poter offrire la seconda dose e avere quindi tutta la popolazione, ormai l'85% della popolazione operativa in ospedale, e immunizzata. Tutto questo lo faremo nella logica di proteggere gli operatori in primis e attraverso di loro naturalmente i nostri bambini e le loro famiglie. Bene, grazie a tutti. Grazie all'ospedale Gaslini. Possiamo aprire il collegamento con l'ospedale Galliera. Abbiamo il direttore sanitario. Buongiorno. Il direttore sanitario Francesco Canale presenterà il primo vaccinato dell'ospedale Galliera di Genova. Buongiorno a tutti. Il dottor Marco Lattuada è il nostro direttore della struttura complessa anestesia e rianimazione. 44 anni, da più di 5 anni qui da noi e è il primo vaccinando dell'ospedale Galliera. Marco, un commento sull'importanza della vaccinazione per te. Allora, essere il primo vaccinando del Galliera mi fa molto piacere, anche perché so che sono il primo di tanti altri che verranno, perché presso l'ente c'è un'ottima sensibilità verso la campagna vaccinale. Mi fa anche molto piacere che il primo vaccinando sia stato scelto da un rappresentante della rianimazione, che è un ambiente nel quale sia nella prima ondata che nella seconda abbiamo vissuto le complicanze più aggressive e più patologie legate all'infezione da Covid. I professionisti che lavorano nel contesto della rianimazione hanno risposto con un forte spirito di gruppo, di adattamento, e questo secondo me è estremamente importante anche in relazione alle modifiche dell'andamento epidemiologico del virus. Per quanto riguarda me personalmente, ritengo che il vaccino apra una finestra per andare oltre quello che abbiamo adesso come strumenti, cioè misure di contenimento, tratti di supporto, nella speranza appunto di un intervento sanitario un pochino più incisivo. Al di là dell'aspetto rispetto alla mia personale salute o aspetto, credo che il vaccino via questa ipotesi di, usando una figura retorica, di trasformarci in piccole barriere contro la diffusione del virus all'interno della popolazione. Certo, una singola persona che si trasforma a se stesso in limite alla diffusione non serve a nulla, tanti piccoli tasselli creano un muro contro la diffusione del virus nella popolazione e da questo l'importanza di una campagna vaccinale ben organizzata. Adesso dopo la squadra si accomoderà per essere vaccinato. Prego. Bravo, grazie, grazie. Adesso il dottor Canale informerà come proseguirà la campagna vaccinare qui a Galliera. Noi oggi e il 2 sabato mattina proseguiremo con le vaccinazioni. In primo luogo provvederemo a vaccinare come prima dose tutto il personale coinvolto, staff che
supporterà l'attività di vaccinazione per tutto l'ospedale, per tutti gli operatori. Abbiamo creato un percorso nell'ambito della nostra struttura che permettesse di mantenere il distanziamento, i percorsi e allo stesso tempo un flusso il più possibile concentrato nel tempo, di modo tale da riuscire a vaccinare e concentrare, essere più efficaci nella vaccinazione del personale. In sostanza, riuscire ad avere in tempi più rapidi possibili la vaccinazione di tutti l'adesione. Inizieremo poi dal 4 in maniera più sostanziata come numeri. Nel frattempo, a tutti i nostri operatori che a suo tempo hanno dato l'adesione alla campagna vaccinale, perverrà un momento in cui è stato stabilito giorno e ora in cui presentarsi al sito di vaccinazione, che sarà qui al centro prelievi dell'ospedale Galliera. E è nostra presunzione, avendo fatto dei calcoli non approssimativi ma abbastanza precisi, dire che per il 20 di febbraio dovremo chiudere con la seconda dose di tutto il personale che ha aderito. Grazie e buona giornata. Grazie all'ospedale Galliera. Ci colleghiamo con l'ospedale Borea di Sanremo, ASL 1. Sì, buongiorno dall'ospedale Borea di Sanremo. Siamo qui con Monica Allegri, che è la nostra prima vaccinata. Allora Monica, tu che sei stata protagonista dell'emergenza, perché vaccinarsi? Perché è giusto, eticamente corretto, perché è un senso di responsabilità nei confronti del prossimo e perché questa storia deve avere una fine. Ci ha piombato addosso in un momento in cui nessuno se l'aspettava, è stato un momento veramente triste, è stata una tragedia per tantissime persone e è giusto che, visto che tanti si sono impegnati per cercare di trovare una soluzione, tutti noi ci rendiamo disponibili a dare una parola fine a questa vicenda. Grazie. Direttore generale Marco da Monteprioli, come funzionerà il cronoprogramma delle vaccinazioni qui in ASL 1? Si parte oggi con 60 vaccinazioni qua in ospedale per il personale sanitario, si prosegue poi nel pomeriggio con la casa di riposo Zitomirsky con 80 vaccinazioni, quindi partiamo sia con una parte ospedaliera di personale sanitario della ASL che una parte territoriale in RSA. Nei prossimi giorni vaccineremo a partire dal 2 nella prossima settimana con una media di 100-120 vaccini al giorno per arrivare poi a regime a circa 398 vaccini a seconda delle programmazioni che abbiamo fatto. Quindi un grosso impegno, voglio ribadire quello che ha detto Monica, che è un dovere di tutti noi vaccinarci proprio perché assicuriamo di vedere la luce in fondo al tunnel e come dire come facevamo una volta. Bene, prosperiamo tantissimo, ora possiamo passare alla vaccinazione. Prego Monica, tocca a te. Ecco, come potete vedere si stanno iniziando le operazioni di vaccinazione, c'è il dottor Mela che sta facendo le domande di rito alla persona che riceverà il vaccino e a breve Monica Allegri sarà la nostra prima infermiera di ASL 1 a ricevere il vaccino contro il Covid-19. Adesso a momenti procederemo con la vaccinazione. Grazie.
ovviamente c'è tutto anche un iter burocratico da seguire. Stiamo assistendo in diretta dalla ASL1 in Periese alla prima vaccinazione di una nostra infermiera, di Monica Allegri. Ecco. Monica ha scelto il deltoide destro per la vaccinazione, adesso ancora qualche istante. C'è il personale sanitario che sta preparando tutto il necessario. Eccoci. Non vi nego che sia un momento emozionante. Ovviamente l'emozione la fa un po' da padrone. Prego. La vaccinazione è stata fatta. Cerotto e via. Monica, abbiamo fatto. Perfetto. Grazie alla ASL1. A voi la linea, qui da ASL1 abbiamo concluso. Con la ASL2, Ospedale San Paolo di Savona. Buongiorno, siamo... Sì, vi sentiamo. Okay. Buongiorno, siamo in AS2, siamo all'ospedale San Paolo di Savona e sono con Elisabetta Puntigia, che è stata caposala del reparto di malattie infettive dell'ospedale San Paolo fino a settembre e adesso ha portato la sua esperienza come coordinatore alla struttura complessa igiene e sanità pubblica dell'ASL. Quindi le due esperienze direttamente con il Covid fino a settembre, soprattutto nel periodo del lockdown e adesso nella prevenzione dell'infezione. E chiedo a Elisabetta cosa prova essere la prima ad essere vaccinata nella provincia di Savona. Provo una gioia immensa, veramente, perché abbiamo combattuto una guerra terribile e tutti gli operatori sanitari erano in prima linea. Ed eravamo un esercito forte ma disarmato e adesso un'arma ce l'abbiamo. Io sono troppo felice di essere la prima di rappresentare gli operatori sanitari perché in guerra ci siamo stati tutti ed eravamo tutti lì in prima linea. È troppo bello. Fatela, fatela. Fammela. Non ho sentito niente. Ecco il programma vaccinale, adesso in AS2 continua, in questo momento i primi vaccini sono arrivati a San Paolo di Savona e quindi iniziamo questa mattina e proseguiamo tutta la giornata e proseguiremo tutti i giorni con la programmazione fino già al 16 gennaio e poi naturalmente oltre. E incomincerà anche subito dopo l'Epifania anche la vaccinazione nell'RSA. Ne faremo 300 proseguiremo con questo ritmo, ma soprattutto poi passeremo anche alle altre sedi ospedaliere, che sono Santa Corona, Albenga e Cairo. Aggrego a quanto ha detto Elisabetta, vaccinatevi, vaccinatevi, vaccinatevi. Grazie. Grazie, ci colleghiamo con l'ospedale Villa Scassi di Genova, ASL 3.
No, sei pronto? Sì. Non lo metto. No. Così. Qui siamo al Villa Scassi, quando si dice Covid non può venire in mente altro che Villa Scassi, dove affrontare il Covid è stato veramente un qualche cosa di veramente imponente. Qui vicino a me c'è Enrico Biondi, che rappresenta i sanitari oltre che di Astre, rappresenta i sanitari della nostra unità di anestesia e rianimazione, quindi stiamo parlando anche in questo caso di un centro focale per la lotta al Covid stesso. Enrico Biondi lavora in Astre dall'83, oltre a essere un infermiere, un sanitario di altissimo livello, è anche stato formatore della stragrande maggioranza degli infermieri che hanno combattuto in prima linea al Villa Scassi. Quindi Enrico, grazie di essere qui, grazie per la tua disponibilità. Cosa provi a essere il primo di questa azienda e perché ritieni importante la vaccinazione anti-Covid? Io penso che dopo tutto quello che abbiamo vissuto, ha vissuto il personale sanitario e sta tuttora vivendo la popolazione, credo che questo sia un momento che ci dà veramente una grande speranza. Credo che questo sia questo è il mio sentimento principale, speranza verso il futuro. Allora, io intanto grazie Enrico, grazie Enrico perché è a tutti, ora ci sarà l'amica Jerry che gli somministrerà il vaccino, possiamo pure iniziare tranquillamente. Le poche parole di Enrico esprimono quello che è questo gruppo, un gruppo di persone che fa poche parole ma tanti fatti e del quale io sono veramente orgoglioso di poterli rappresentare. Adesso ci sono le piccole operazioni di preparazione che chiaramente sono lievemente più lunghe di quelle che saranno necessarie poi in routine, perché è proprio un momento per noi estremamente solenne. Ecco, non inquadrato, chiaramente ci sono anche gli assistenti sanitari che preparano tutta la raccolta dati e altra funzione assolutamente importante all'interno dell'azienda, preparano la raccolta dati, preparano le siringhe, la diluizione, i consensi informati e quando siete pronti procediamo. Ecco fatto. Grazie Enrico, grazie Jerry, grazie a tutti. Niente, Astre all'interno di questo tipo di organizzazione chiaramente non deve pensare, essendo un'azienda territoriale, a tre ospedali, a chiaramente tutto il territorio. Abbiamo tre centri vaccinali, che sono uno il Villa Scassi, che è partito oggi, partirà anche sabato e domenica. Partiremo con circa un 60-70 vaccinazioni in questo primissimo periodo, poi da lunedì si partirà aggiungendo l'ospedale di Sestri Ponente e poi l'ospedale di Quarto, l'ex ospedale di Quarto. Noi abbiamo una capacità, una potenzialità giornaliera fino a 500 dosi che saranno modulate in rapporto alle richieste, alle necessità, alla disponibilità del vaccino, chiaramente contestualmente anche alle seconde somministrazioni. Quindi direi tutto bene qui di Astre e ringrazio dell'attenzione. Buona giornata. Grazie. Ci colleghiamo con l'ospedale di Sestri Levante, ASL 4. ASL 4, ci siete? Ci siamo. Buongiorno a tutti, prima vaccinata di ASL 4 in questa campagna di vaccinazione così importante che rappresenta davvero una speranza verso il futuro, è la coordinatrice infermieristica del reparto più complesso Covid di ASL 4, il reparto di terapia intensiva respiratoria, che lei ha coordinato fin dall'inizio della pandemia, che ancora oggi sta coordinando. È stata un'attività molto complessa.
Miriam Massa, grazie per essere oggi qui a rappresentare l'azienda in questo percorso così importante. Che cosa rappresenta per lei poter essere la prima dipendente, il primo personale di Altre 4 che si sottopone alla vaccinazione? Beh, sono molto contenta di essere la prima vaccinata di AS4. Lo trovo, è stata una scelta sia dal punto di vista personale per tutelare me stessa, che professionale per tutelare sia la salute pubblica che quella dei miei colleghi e non ultimo quella della propria famiglia. Io ad oggi mi ritengo molto fortunata a non essere stata contagiata nonostante il reparto che coordino, e per me è fondamentale non avere più paura di poter lavorare in questo reparto. E la cosa più bella è parlare finalmente di un vaccino che ci possa dare la possibilità di proteggerci. Quindi sono contenta di essere la prima a fare il vaccino in AS4. Grazie Miriam, procediamo con la vaccinazione. Certo. Un momento importantissimo per questa azienda, abbiamo tanto lavorato insieme alla nostra regione perché fosse veramente possibile attivare immediatamente e tempestivamente la vaccinazione ai nostri operatori sanitari. Ecco, Minia si sta preparando per il vaccino. Grazie. Grazie Miriam. Grazie a voi. Grazie a tutti per questa organizzazione. Il programma vaccinale di ASL 4 è stato oggi attivato a Sestri Levante, prosegue anche oggi su Chiavari. Complessivamente verranno effettuati dopo questo primo vaccino 60 altre vaccinazioni a personale sanitario di questo ospedale. E contemporaneamente sta partendo su Chiavari la vaccinazione dell'RSA con 24 tra pazienti, anziani e operatori. Nei prossimi giorni proseguirà la campagna vaccinale, sono state attivate 6 squadre distribuite su tutti i poli dell'azienda, quindi tutti i 3 ospedali con 2 squadre su Chiavari e su Lavagna, che sono le sedi più estese, una squadra su Sestri Levante, una squadra su Rapallo, e complessivamente verranno vaccinati quasi 3.913 operatori. Prevediamo il completamento di tutta la fase 1 della vaccinazione, quindi con il doppio richiamo, per metà febbraio. Grazie. Grazie, ci colleghiamo con l'ospedale Sant'Andrea della Spezia, ASL 5. ASL 5. Se intanto ci sono delle domande da parte della stampa in sala, no? Allora aspettiamo la ASL 5. Allora, attendiamo il collegamento della ASL 5, si collegherà l'ospedale Sant'Andrea della Spezia con Daniela Troiano, direttore generale della ASL 5. E il primo vaccinato sarà Francesco Pio, coordinatore delle professioni sanitarie dell'ASL. Riepilogando quello che abbiamo mostrato in queste prime vaccinazioni, all'ospedale Gaslini
Il direttore generale Paolo Petralia ha presentato la prima vaccinata, che è stata Orietta Vianello, coordinatrice infermieristica del Comitato Infezioni Ospedaliere e componente dell'unità di crisi dell'ospedale pediatrico. All'ospedale Galliera, invece, il direttore sanitario Francesco Canale ha presentato il primo vaccinato, Marco Lampada, che è il primario di anestesia. Sì. Vediamo l'ASL 5 collegati. Passiamo la parola a voi. Buongiorno a tutti, sono il comitato straordinario di ASL 5. È con immenso piacere che presento il primo che vacciniamo al plesso ospedaliero Sant'Andrea di Spezia, è il dottor Franco Pivu, di anni 58, è dirigente di tutte le professioni sanitarie. Quindi, dottor Pivu, quale significato ha per lei questo giorno importante, dove comunque tutti stiamo vedendo la luce? Ma intanto è una grande emozione, personalmente una grande opportunità che mi viene data e quindi con grande piacere l'accetto, cosa che spero facciano anche tutti gli altri sanitari, ed è un grande atto di responsabilità nei confronti degli altri, perché proteggendo noi stessi proteggiamo comunque le persone con cui veniamo a contatto. Quindi per la mia famiglia, per le persone che conosco, che incontro quotidianamente, e spero che tanto personale sanitario aderisca a questa offerta di vaccinazione che ci hanno proposto. Mi hanno chiesto se c'è paura a farsi vaccinare. Io ho detto una frase che vorrei che passasse a tutti, che oggi ci vuole più coraggio a non farsi vaccinare che fare il vaccino, perché il Covid è una brutta malattia, quindi speriamo che... Grazie dottor Pio, grazie di tutto, con l'equipe procediamo alla vaccinazione. Via la testa. Grazie mille dottor Pio, grazie delle parole che ci ha detto, soprattutto ASL 5 continuerà oggi in questo momento, sta vaccinando al plesso ospedaliero di Sardegna. Il primo vaccinato è il dottor Raffaele Sapieri, che è il diciamo, dirigente responsabile del pronto soccorso di Sardana. Continuano le vaccinazioni nella data odierna, sia qui chiaramente con i medici e infermieri, che al plesso di Sardana con altri medici e infermieri, e anche oggi iniziano nella casa di riposo di Bugnato. C'è un programma, diciamo, che lascerò al nuovo direttore generale in carica da domani, dottor Paolo Cavagnano, e ringrazio, diciamo, tutti per questa grande esperienza. Ringrazio il presidente Toti sia per l'esperienza che mi ha fatto fare in ASL 5 sia per l'incarico affidatomi nel mio futuro. Grazie a tutti. Se no ci salutiamo qua, ci facciamo gli auguri di buon anno. La sala stampa, come ho già detto ieri sera, resterà chiusa fino a lunedì prossimo, salvo ovviamente notizie di particolare rilievo che non ci aspettiamo, mentre la campagna di vaccinazione continuerà anche in questi giorni, con una breve pausa ovviamente domani, giorno festivo, per dare riposo e permettere a tutte le aree di somministrazione di organizzare il lavoro. Il pizza box è arrivato giusto nella nottata di ieri, poi in continuità andremo e ci aspettiamo, come
vi ha detto la nostra dottoressa Rebesco, altre spedizioni di vaccino per la giornata del 4 dalla struttura commissariale di Arcuri. Quindi buon anno a tutti, noi comunque ci vedremo sui canali consueti che utilizziamo per darvi tutte le notizie, perché ogni giorno vi aggiorneremo ovviamente sull'andamento dell'epidemia Covid e su tutte le altre misure connesse, ovviamente anche nei giorni di festa quando la sala stampa sarà chiusa. Buon fine anno a tutti e miglior principio.